importante è realizzare che la sedentarietà è ormai considerata un fattore di rischio per la salute al pari del fumo di sigaretta. Per quanto riguarda la mortalità attribuibile a questo fattore di rischio, si pensa che a livello mondiale siamo sullo stesso livello. Ma mentre tutti sanno che fumare fa male, chi lo fa comunque consapevole di questo rischio, per quanto riguarda la sedentarietà, questa percezione del rischio sull'essere sedentario non c'è ancora. Anzi, spesso la sedentarietà viene vissuta come un atteggiamento quello normale, e essere fisicamente attivo, che è la cosa strana, mentre invece i nostri corpi sono fatti proprio per muoversi. Quindi molto importante nella promozione dell'attività fisica, oltre a evidenziare i vantaggi della salute fisica ma anche mentale, e evidenziare anche il rovescio della medaglia, quindi il rischio della sedentarietà. A questo si oppone, come dire, anche questa ultima normativa, per cui si dice: vuoi fare attività fisica? E anche se non è proprio agonistica, ma un po' meno, non agonistica, meglio fare un certificato medico, addirittura con un elettrocardiogramma, una volta nella vita per chi non ha problemi di salute, e addirittura annuale per chi è portatore di malattie croniche, oppure ha qualche fattore di più di 60 anni, ha qualche fattore di rischio per malattie cardiovascolari, che basta essere un po' in sovrappeso o avere il colesterolo troppo alto, la pressione troppo alta, e chi non ce l'ha a quell'età, che dovrebbe, se fa attività fisica, non è, fare un certificato. E come dire: bene, fare attività fisica, vuoi fare attività fisica? Attenzione, prima facciamo un esame medico. Quello ovviamente è un messaggio che mal si concilia a una promozione dell'attività fisica più ampia nella popolazione. E come abbiamo sentito anche stamattina nella relazione di Francesca Racciopi dell'OMS, l'OMS stima un 10% di mortalità attribuibile alla sedentarietà, mentre invece quello che si cerca di prevenire con il certificato medico, cioè la morte improvvisa cardiaca di chi svolge attività fisica, ha una prevalenza di 1 su 100.000 persone. È importante vedere la sproporzione di questi due ambiti. È un fattore di moltiplicazione di 10.000, quindi la sedentarietà è 10.000 volte più pericolosa dell'attività fisica. Quindi, con una battuta, si potrebbe dire: sarebbe più opportuno fare un certificato medico alle persone sedentarie che non alle persone che scelgono di intraprendere qualche attività fisica non agonistica.